Merci Lo Public. Piccolo incidente di percorso. Allora a vincere la bovina va 203 Scottish della Boretta, e noi chiamiamo ancora la numero 147 Farchetta de Rosé Renzo contro la 156 Viper di Garen Massimiliano. Abbiamo altre due reine di concorso che si sfidano tra la numero 81 e 164, la numero 81 Brunette della famiglia Bieler è figlia di Fiura, mentre il padre è Obama, il toro di Genève di Société Lozanti, mentre la 164 Penson delle sorelle Maché è una bovina che proviene dall'allevamento di Marco Demo, il padre è il toro di Lingera, sempre della famiglia Demo, mentre la madre è Sauvage. Gagne lo 680 Wet Nati della famiglia Parlea. Dall'altra parte dell'arena abbiamo la numero 168 Meschino della famiglia Clos, lei è una figlia d'arte, figlia di Londra. Londra è stata terza quarta alla finale regionale nel 2019 in terza categoria, e il padre è Manix, il toro di Miradi Pascal Fournier. La sua avversaria, la numero 180 Ziret della famiglia Marchi. E gagne lo 67 della famiglia Marchi, gagne Allegra, apriam Zenta Zenta Bara. Allora la 180 Ziret della famiglia Marchi, la madre è Severa, mentre il padre è Rotolo. E dall'altra parte abbiamo Farchetta, come abbiamo già detto il padre è Burgada. Farchetta reina l'Alpe Piarei. La sua avversaria Viper di Garen Massimiliano. Il padre è il toro di Tiki di Frasi Iman. E la madre è Virginie. Abbiamo sempre uno scontro in prima categoria tra la numero 8 e la numero 61, la 8 Swiss di Frasi Imac contro di lei Monella, e vince Swiss ad oggi, gagne il numero Wet. Thank you.
Adon gagne Ziva, lo stesso in canto 4. E lì l'Antacuco, Farchetta e Vimper. E creando Cobb di seconda categoria. Ottavi di finale di seconda categoria. Tormenta di Chablo Fulvio, lo 7 Sink contro lo Saint-Canton Negra dei Frère Clusa. E lo numero 6 Iena di Davide Squinable contro lo 6-4 Magnon di Bethan Jordanei. Allora abbiamo chiamato due ottavi di finale di seconda categoria, la 125 e la 51, la 100 e la 104. Sink de Chablo là in camp, Matteo numero Saint-Canton della famiglia Clusa. E lo 6-4 della famiglia Jordanei là in camp, Matteo numero 6 della famiglia Squinable. Vince in un primo momento Farchetta e lì gagna lo 664 delle sorelle Maché, penso. Piccola curiosità, abbiamo la numero 104 e la 51, due bovine della che provengono dalla famiglia Pinè di Sogne, sono madre e figlia. E non le avanti, non creano il numero 63 Bimba di Bolon Maurice contro il numero 22 Malice di Gontiedi. E crea con lo numero 80 Wet Berlin de Mosca Stefano contro lo 7-28 Lilli de Savoretti Ines. Gagne Meskin della famiglia Cross, lo 660 Wet. E non lo crea lo 7-11 Toner de la Boretta contro lo 7-Nu Tormenta de Mauro Chatrian. Adoli gagne Falchetta, complemento il senso in canto Shui. E non lo crea con lo 663 Florette de Fragno Michel contro lo 73 Parasardi Frère Chatilar. Adonne de 22-113, 88-728, 6-15-109.
Dagnolo Castro. Maglio. E non crea con la barra, lo numero Stanto Sinchio, Ribò, De Pisel Vilmo, contro lo 640, Virginie de Marchialino. Adolo Senso Sant Trai de Fragno, va contro lo 6 Trai della famiglia Chatillard. Saint-Trois è in reine d'alpage, elle è déjà reine d'alpage depuis 3 ans, elle è reine d'alpage Promindo dans la commune de Val Tournanche. Après nous avons la numéro 88 della famiglia Mosquet, elle a été reine au match de Val Grisange, et le numéro 75 Ribot della famiglia Bizel, elle a été reine au match de Montjovet. Contro la mazza della famiglia Bizel. E ad Ocri con lo numero 80 Shui, Malis dello Zanti contro lo 640 Shui Venise di Gioia Milvio. Tanto sui a te la mazza di Gioia, lo 640 sui. Thank you.
Adon gagne Tormenta, Mauro Chatria, lo numero 6 in U. Gagne Malis, lui tanto qui. Gagne Colò, lui tanto wet. La famiglia Moschetti. Lo numero 18 Baia de Montover Gerard contro lo 33 Tatanka de Fudolu Domina e lo numero 11 Bandit Bieler Davide contro lo numero 41 Fulì di Frère Clos. Ottavi di finale di prima categoria, abbiamo chiamato lo numero 18 contro la 33, la 11 contro la 41. La mazza della famiglia Chatillard, lo sene trai e non lo crea lo numero nu Battisha dell'Etai Angelo contro lo 27 Fontana del Frère Cunea. E non crea con lo numero 14 Bambina De Marco Demo contro lo 25 Farinella di Busso Piero e gagna con lo 6.40 Virginie della famiglia Marchi e non lo crea con lo numero 17 Merlo dei Frère Demo contro lo 32 Pandore di Ronco Sandro. Non solo bici. Finanziamenti bancari? Noi di Confidi Agricoltori ti garantiamo dal 50 all'80%.
Risposte immediate, commissioni competitive. L'AREV, Associazione Allevatori Valdostani, vi consiglia di portare sulla vostra tavola carne valdostana, bovina e ovicaprina. La carne valdostana proviene da allevamenti selezionati, è buona, garantita e certificata dall'Associazione Allevatori Valdostani. E ricordate, la carne valdostana è meglio! La numero 17, Reno Match de Charmanso. Numero 4, Briganda, l'azienda agricola Vernei contro lo 21, Vicuario di Buonangillo. La famiglia Biele, la reina di Pucciù, e non ho creato lo numero 8, Suisse de Frasi e Chamonet contro lo 55, Malisse de Margherita e Valé. Adonai creato lo numero 4 e lo 21, lo 8 e lo 55.
E hanno iniziato anche la numero 9 e la 27, le due bovine si erano già scontrate in finale a Valpolin, a vincere era stata Bakisha. Gagne Merlo, lo disusat della famiglia Diemo e non lo credo di sorteggio del sotto categoria, lo numero 67 Allegra del Marchialino contro il numero 2 Alouette del Buso Piero. Madonna, creiamo su Santo Sat e Lodu. E gagne bambina, lo numero 14, della famiglia di Marco Demo. Gagne con lo 33, fatta anche ad un Fudono Domina. Adolo 67, va contro il numero 2.
mentre aspettiamo la fine di questi confronti, gli amici di Polè, il comitato di Polè e tutti gli amici delle Reine ci tengono a ricordare una persona in particolare. Parlo di Lauro Po, una persona conosciuta nel mondo delle Reine, nel mondo dello spettacolo, una persona che è sempre stata disponibile per tutti, simpatica, che è sempre stata pronta ad aiutare tutti. E quindi vi chiederei un grosso applauso per Lauro Po, persona che è stata molto nota nelle battaglie delle Reine. Con la sua bandina nel 1997 è arrivata al terzo posto in prima categoria. La sua ultima Reina Moretta nel 2008 è arrivata seconda in terza categoria. Quindi un grosso saluto a Lauro e per tutto quello che ha fatto per il mondo delle Reine. Ciao Lauro, grazie. Thank you.
Allora, mentre aspettiamo, vado a dirvi un po' la genealogia di queste belle reine che abbiamo in arena. Allora, abbiamo la numero 2, Alouette di Busso Piero. Il padre è Falco. La Don Valicagno Schwitz, De Frassi, la numero Wet. Allora, stavo dicendo, il padre di Alouette Falco, il toro di Farca di Aurelio Cretier, 7 volte classificata sia alla finale regionale, mentre la madre è Arizona di Busso, 2 volte classificata alla regionale, Reina Châtillon nel 2013 e Reina Isim nel 2014. La bovina della famiglia Marquis, la numero 67, il padre è il toro di Bandi della famiglia Clos. Bandi si era classificata un anno a Nus a Saint-Barthélemy, terza quarta di seconda categoria, mentre la madre di Allegra è Piccina. Dall'altra parte abbiamo la numero 4, Briganda, dell'azienda agricola Verney. Lei è figlia di Diabolin, 2 volte qualificata sia alla finale regionale, e il padre è Rocky, il toro di Farouk di Folognier. La numero 21, Victoire, della famiglia Bonnet, è figlia di Vertige, 2 volte classificata sia alla finale regionale e seconda all'Espace Mont Blanc nel 2016. Mentre il padre è il toro di Guerra di Michele Biona, 4 volte alla finale regionale, 2 volte Reina regionale e 2 volte seconda. Poi abbiamo la numero 9, Batisha, della famiglia Letei. Lei è una nipote di Belleville, della famiglia Letei, è stata reina al concorso di B Champion nel 2013. E mentre il padre è sempre della famiglia Letei, è il toro di Bruni. Anche lei è stata reina a Valpellin nel 2008 e seconda nel 2010 a Valpellin. La numero 27, Fontana, della famiglia Cunea, è una nipote di Seres, reina regionale nel 2011 e 2014, e il padre è Dakar, il toro di Dallas, dell'Etablo Bonheur de Rennes. Se possono già recarsi sotto qui davanti la giuria qualche rappresentante di Alberitos, delle terre paesane della Savoia, qualcuno del comune del comitato del Canavese e delle valli di Lanzo, qualcuno del comitato dei Mozò e del Val de Rennes, se gli ha qualche, il comitato del Val de Rennes si può donner le prix, si può venire ici devant. E qualcuno dei terre paesane della Savoia. Nous avons besoin de vos rappresentants ici pour donner les prix. Merci. Gagne lo numero 1, gagne Batisha. E gagne con Victoire della famiglia Bonin. Thank you.
Abbiamo tre premi messi, offerti dalla Coldiretti, che sono, vengono offerti tra tutti, tra tutto il pubblico paganti. Verranno scelti tra i biglietti tre persone che avranno vinto il cesto messo in offerta dalla Coldiretti. Allora, a vincere i tre cestini messi offerti dalla Coldiretti sono Crestodina Davide, Big Italo e Rodwin Natasha. Allora, se potete venire qui sotto il palco per ritirare il cestino. Allora, inviterei qui sotto il palco allora anche il presidente, il vicepresidente e il direttore della Coldiretti. Allora il direttore Gasco Elio, il vicepresidente Fabrizio Jonal e il presidente Stefanie Anselme, se potete venire qui davanti per la premiazione. Ripeto che a vincere i premi sono stati Crestodina Davide, Big Italo e Rodwin Natasha. Allora ripeto nuovamente i tre vincitori del cestino. Allora Crestodina Davide, Big Italo e Rodwin Natasha. Se potete venire qui sotto il palco per ritirare il cestino. C'è un cestino della Coldiretti con tutti i prodotti tipici valdostani offerto. Thank you.
Allora ripeto nuovamente i tre vincitori. Allora Crestodina Davide, o se c'è qualcuno che conosce Big Italo, e Rodui Natasha. Allora il mondo che Rodui Natasha sei in fam Balzan, donc si chiama qualcuno che con Rodui Natasha e la gagne. La gagne un prix offerta la Col Diretti, si può venire le prendere ici, merci. Allora chiederei un applauso per Big Italo che ha vinto il cestino offerto dalla Col Diretti. Grazie mille, aspettiamo ancora. Allora il manca solamente Rodui Natasha, se c'è qualcuno che conosce, come sa, un po' continuare con le premiazioni, merci. Donc il y a anche Vilma Cerise et Jérôme Garcin. Garcin Jérôme, si vous pouvez venir ici avant la jury pour les premiations. Adon Vilma Cerise et Jérôme Garcia, si vous pouvez venir ce devant, pour plaisir, pour finir le premier show.
Adoia le per la premiation per le valze della tregima categoria, le valze le più combattive. Adon, tregima categoria, gagni il prix sul numero 81 Brunet di Bieler Davide e lo numero 68 Viper di Garin Massimiliano. Adon, Brunet di Bieler e Viper di Garin gagnano il prix per la combattività. A premiere Vilma Cerise, presidente del comitato di battaglia di Monzo, e Jérôme Garcin, presidente di terre e paesane della Savoie. Alain Crico, levazzo della seconda categoria, a Gagnile lo numero 163, Fleurette de Fragno Michel, e lo numero 85 Ribo de Bisel Vilmo. Adon Fleurette de Fragno e Ribo de Bisel gagnano lo prix per la seconda categoria per le valze più combattive. Adon, complimenti a Garin Massimiliano per la signa Viper che gagna lo prix offert di comitato di battaglia di Monzo. Adon, merci a Vilma Cerise. E Brunette, lo numero 81. Gagne lo prix offert par le français per le terre paesane della Savoie.
Adesso fai un applauso un cop Brunette, lo numero 80. La numero 163, Floretto di Fragno, vince il premio offerto dalle Valli di Lanzo a premiare Benedetto Fiorenzo. A premiare c'è anche Valeria Capoti. Facciamo un bel applauso a queste nostre reine che oggi hanno dato un grande spettacolo, per piacere. Facciamoci sentire. E a premiare la bovina di Bisel è Igor Modina, presidente del comitè del Canavese. Complimenti con la famiglia Fragno, la loro zenta Florette, giro d'onore meritatissimo. Un complimento alla famiglia Gare, dopo la grande vittoria di ieri, oggi Gare Massimiliano vince un altro bel premio con la sua Viper. Complimenti alla famiglia Bisel con la loro zenta Arribò. E per la prima categoria a vincere è la numero 4 Briganda dell'azienda agricola Verney. A Don Briganda Don Rotorino Prip, la più combattiva delle prime categorie. Thank you.
E voilà con Briganda. Briganda gagna lo pri. Briganda gagna lo pri. Ofeda dal comitato della Val d'Hérè. A premiare Christian Donnet. La campana è stata fatta da Cristello e Gaspon. E gagne Alouette, lo numero 2. Adol Marquis che sono in campo, ritorno con lo pri per la Zenta Allegra, lo numero 67 e l'altra vaccia più combattiva delle prime categorie. E la vaccia della famiglia Marquis gagna lo pri Ofeda Alberitos. Complimenti alla famiglia d'Alessia Fiù, complimenti a Alessia e Diego, azienda agricola Vernei, complimenti a Briganda, Lampa su Tregima e città più combattiva in prima categoria, complimenti. E nono Criele, demifinale. Catrimo de finale de Tregima categorie. Adon. Magalì de Cerise Alex, lo 217 contro lo 154 Ziva de Charbonnier Simon Julien. Lo 157 Fauvette de Bonengildo contro lo 188 Nati della famiglia Parlea. E lo 164 Penson de Maché Manuela contro lo 203 Scottish Laboretta. E lo numero 68 Meskin di Frère Claus contro lo 647 Falchietta di Rosé Renzo. Allora facciamo ancora un grosso applauso per questa bella bianca e nera, la Blanche di Marquis. Complimenti, oggi ha fatto un bellissimo concorso, premio meritatissimo. E voilà che nella premia vazza per il quattrimo del finale lo 188 188 a te lo 657 lo 668 della famiglia Klaus a te lo 647 lo 203 Scottish a te lo 164
Ateniencolo 267 e lo 64. Invito anche le autorità locali e regionali di recarsi qui davanti per le premiazioni. Grazie pubblico, facciamo un bel applauso per sta bianca qui che non ne vediamo più. Sempre bello rivedere le vecchie origini. E ringraziamo ancora la Coldiretti per i premi offerti, ringraziamo la presidente Stefania Anselme, il vicepresidente Fabrizio Chenal e il direttore Gasco Elio. Adolo 2-17 e lo 6-54, Ziva e Magali a modo, lo 6-57 e lo 6-88, 6-47, 6-68, du 6-3, 6-64, a modo, nel 3 reino di Cuncù e a reina regionale.
E voilà che ne tutte quattro le corna, vieni applauso a sette vazze. Queste mucche che fanno i quarti di finale, facciamo un bel applauso. Dopo un pomeriggio estenuante. E voilà che Farchetta torna all'indere finale. La reina torna a Gagni. La reina di Piarei torna all'indere finale, lo 6.47. Meschine della famiglia Closs per un rotolino qui. Madon Penson della famiglia Maché, peso 170 kg, Penson l'età è reina di concours d'antei. Scottish della Boretta, li classificano il concours di Petit Saint Bernard, tre gima categorie, 160 kg. Nello numero 6.88, nati della famiglia Parlea, io le classificai sui concours di Zamavel, 6.62 kg. Fovette della famiglia Bonnet, reina di Pecciù San Bernard, e 6.65 kg. E apri nello numero 217, Magali, da Alex Cerise, classificai su tre gima categorie, il concours Antei Saint-André, 562 kg, e Ziva della famiglia de Charbonnier, Simon e Julien. E le Magali ad Ali in demi-finale. Allora, complimenti alla famiglia Closs, merci di buci di manso da Zenta Reina. E gagne Scottish, gagne la vazza della Boretta che va in demifinale. Lo 164 Penson Torino Pri. Thank you.
fianco a te, applauso alla famiglia Charbonnier, complimenti a Ziva. Facciamo un grosso applauso alle sorelle Maché con la loro pensò, premio meritatissimo, complimenti alle sorelle Maché. Thank you.
vado anche a ringraziare gli sponsor delle battaglie delle reine. Allora abbiamo la CVA, Boffa Combustibili, la Cofrui, la Coldiretti Valle d'Aosta, Galsport, la Confidi Agricoltori Valle d'Aosta, l'AREF, la CIA, Wolf System House, PMN Utensili Acquart, la Cooperativa Produttori Latte e Fontina, CVR Centro Revisioni Valdostano, la Digel, l'Agroval di Mongiovè, Dorigatti, Macchine Agricole Il Morgè, HM di Edi Henriet, il Tunnel di Montblanc e l'Agriturismo Bienetro di Presentidier. Adogno è a Cri Duca Trimo del finale della seconda categoria. Adon Criello numero 625.
Tormentad Chablo Fulvio contro lo numero 64 Magnon de Betan Jordanei. E lo numero 22 Malis de Gontier Edi contro lo 88 Berlin de Mosquet Stefano. Allora abbiamo chiamato due quarti di finale di seconda categoria. La numero 125 Tormenta di Chablo Fulvio contro la numero 104 Magnon di Jordanei e Betan. E la numero 22 Malis di Gontier Edi contro la numero 88 Berlin di Mosquet Stefano. Adolfo 6-4 Lane Camp. 104-125, 22-88. E non ho creato altre due coppie di seconda categoria. Adonne lo numero 6 Tormenta di Chatrian Mauro contro lo 6-3 Parasar dei Frères Chatilar. E lo numero 6-40 Virginie de Marchialino contro lo 86 Malis di Società Lozzanti. Con lo 86 Lane Camp la tenia giusto lo 6-40 della famiglia Marchi aprire il 84 Le Coble. Se gli hanno due reine del concours abbiamo la numero 88 reina al concorso di Val Grisache contro di lei la numero 22 Malis di Gontier Edi, seconda di prima categoria al concorso di Aimaville. Abbiamo la numero 125 Tormenta di Chablo Fulvio, terza di seconda categoria al concorso di Valpelin. La numero 104 della famiglia Giordanese è classificata al concorso di Biona, seconda di seconda categoria. Abbiamo la numero 109 Tormenta di Chatrian Mauro, classificata sia al concorso di Antei, seconda di seconda categoria. Contro di lei abbiamo Parasar di Chatrian, di Chatilar, dei Frères Chatilar. Lei è stata seconda di seconda categoria al concorso di Val Tournanche. Abbiamo la numero 86 Malis di Società Lozzanti, reina al concorso di Biona. E la 140 della famiglia Marchi. Lei si è classificata al concorso di Nus Saint-Barthélemy, terza in seconda categoria. Abbiamo la numero 104 Magnon, pesa 618 kg, la sua avversaria Tormenta, la 125, 611. La numero 103,
618 kg, mentre Tormenta 617. Poi abbiamo la numero 22 Malice, 608 kg, e la numero 88 605. La numero 140 della famiglia Marchi pesa 598 kg, e la numero 86 Malice 613. Abbiamo la prima semifinalista, è la reina di Promindò, la numero 103 dei frères Châtillard, Parazar, Tormenta, numero Torino Pri. Abbiamo due sorelle da parte paterna in arena, la numero 86 e la numero 22. Il padre delle due era Bandì, il toro di Malice di Fabrice Marcot. La madre della numero 88 di Mosché Stefano. E gagne lo 6 e 4 della famiglia Jordanet che va in semifinale. Lo 6 e 25 della famiglia Chablo va in Rotorino Pri. Dicevo, la madre della numero 88 di Berlin è una figlia di Bandì, reina a quarto. E gagne Malice, lo numero 22 che va in semifinale. Don Gagneco Malice di Società Lozzantì, che è l'altra semifinalista di seconda categoria. Intanto facciamo ancora i complimenti alla famiglia Chatrian per la loro tormenta, e noi chiamiamo le semifinali, quarti di finale di prima categoria. Ad ora lo numero 33 Tatanka di Fudon Ludovina contro lo numero 11 Bandì di Bieler Davide, e lo numero 9 Battisha delle Tei Angelo contro lo 14 Bambina di Marco Demo, e lo 17 Merlo di Frère Diemo contro lo 21 Vittoire di Bonengildo, e lo Wet Swiss di Francis Chamonet contro lo numero 2 Alouette di Busso Piero. Quarti di finale di prima categoria. Adonna in crialo 33 e lo 11, lo 9 e lo 14, lo 17 e lo 21, lo Wet e lo 2. Allora, complimenti a Fulvio, complimenti a Tormenta e complimenti con la famiglia Mosché. E voilà che è in campo Merlo, lo numero 17, Tatanka, lo 33, Bandino, 11, Vittoire, lo 21.